Sono Valentina Lattanzio e oggi voglio realizzare un make-up fantastico, ma non sarà fatto con dei trucchi normali perché utilizzerò solo dei rossetti. Raga, sono super emozionata perché è la prima volta che faccio questo tipo di video. Sicuramente uscirà un po' un casino perché truccarsi con solo dei rossetti sicuramente non è proprio il massimo, ma io sono troppo curiosa, quindi voglio provare a fare questa cosa. La base verrà una schifezza. Poi per il blush utilizzerò tipo un colore del genere, perché so che se tipo metti del rossetto qui, lo spargi tutto per bene, esce tipo sfumato benissimo. Iniziamo subito dalla base. Prima vado a mettere questo. Io di solito questo qui lo mettevo sulle labbra per fare tipo delle tonalità strane con i rossetti, però sicuramente per la faccia non va molto bene. Sicuramente mi verrà un bel mascherone, ne sono più che sicura. E lo vado a mettere un po' sparso su tutta la faccia. Io di solito adoro così tanto truccarmi, ma con i rossetti è proprio la prima volta. Vabbè dai, sicuramente sarà un'esperienza fantastica. Più o meno la base c'è, veramente? Sono forse bianchissima, sono come la parete qua dietro. E adesso, dopo aver fatto la base, io vado a mettere il blush. Ma con questo io vado a fare il contouring. Wow. Si dovrebbe mettere un po' qua, un po' qua. Poi naturalmente è tutto da sfumare. Anche qua. Oh santo cielo, mamma mia che faccia. Andiamo a spalmare. Sicuramente questo pennello poi lo dovrò lavare perché sarà tutto sporco. Andiamo a spargere per bene. Ma questo non si spalma tanto. La base, farla con i rossetti, è un po' un casino. Oh, adesso ho messo un po' di rosa, così sicuramente verrà sfumato meglio. Per sistemarmi il naso faccio delle linee qua più scure. Poi il mio naso sembra più bello perché a me non piace molto. Il naso l'ho fatto. Ma che bello. Dopo aver fatto il contouring passiamo al blush. Pensavo di metterlo prima, in realtà lo sto per mettere adesso. Vado ad utilizzare un bel rossetto rosso. Ho esagerato, guardate che linea rossa, mamma mia. Facciamo un po' così. Facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte. Sicuramente verrà un po' macchio. E voilà! Ta-da! Adesso andiamo a fare gli occhi. Non so se utilizzare questi tipo sul rosino violetto oppure tutti questi azzurri. Aggiudicato! Utilizziamo questi blu. Partiamo con questo e lo vado a mettere all'interno della palpebra. Voglio fare tipo una sfumatura stranissima, ma sicuramente uscirà un po' un casino perché con i rossetti immagino che sfumature posso fare. Bello, carinissimo questo. È super acceso. Qui lo vado a sfumare ancora un po'. Adesso andiamo a sfumarlo con i colori più scuri. Vado a mettere questo. Ne metto poco, eh. Andiamo a sfumarlo un pochino. Dai, vabbè, non male, pensavo peggio. Andiamo ad utilizzare anche l'altro azzurro. Qua sfumiamo ancora per bene perché sennò sembro una macchia azzurra di colore. Mi sentirò tipo tutte le palpebre appiccicose, non potete capire la sensazione che sto provando. Andiamo a mettere questo. Ma è viola o blu? Questo lo andiamo a mettere verso la fine della palpebra perché alla fine io di solito metto sempre il colore più scuro. Faccio tipo così. Tranquilli raga che adesso vado a spalmare tutto. È un po' una botta di colore perché praticamente se mi guardate da lontano vedete soltanto questi occhi super azzurri. Ho una... Vado a mettere questo perché guardate, poi ho l'altro blu ancora più scuro. Con questo voglio fare l'eyeliner. Mentre questo blu è sempre metallizzato, è più scuro dell'altro e lo vado a mettere ancora qua alla fine per fare ancora meglio la sfumatura. È arrivato il momento un po' tragico. L'eyeliner. Iniziamo dall'interno. Mi bruceranno tutti gli occhi, sicuro. Bellissimo, raga! Vado a metterlo ancora un po' sotto, poi faccio la vera e propria punta dell'eyeliner. Perché adesso ho fatto soltanto il contorno occhi. Sono dei capelli incollati. Ta-da! Ok, mi manca ancora tutto l'altro occhio, altro che ta-da! Da lontano sembra un trucco perfetto. A
appena mi vedete da vicino noterete tipo che questa linea è tutta sfumata, tutta storta. È orribile! Iniziamo a colorarci le sopracciglia di questo colore. Raga, scusate, avevo questo, non è che ho il rossetto uguale alle mie sopracciglia, che poi già faccio fatica a trovare tipo le matite apposta per colorarle. Dopo sicuramente dovrò utilizzare tipo 3 salviette struccanti per levare tutta questa maschera che ho in faccia. Una è andata, pensavo peggio. L'altra sicuramente mi verrà diversa dall'altra, come al solito. Ok, qua andiamo a coprire la mia cicatrice, perché dovete capire che io qua in mezzo alle sopracciglia ho un pezzo dove non mi crescono più, perché da piccola sono caduta e mi si è aperto il sopracciglio. Mi hanno dovuto mettere i punti. Bella storia felice, eh? Dopo aver fatto le sopracciglia ci manca soltanto il mascara e il rossetto. Oh, finalmente uso il rossetto nel modo giusto. Cavolo, li ho usati ovunque in faccia, sugli occhi. Finalmente sulla bocca è giusto. È arrivato il momento del rossetto e voglio mettere questo, che in realtà l'avevo utilizzato per gli occhi. Quindi oggi voglio fare proprio un bel match. Wow, bellissimo. Troppo strano come colore. Giuro che non sono mai uscita con un rossetto del genere. L'ho comprato e basta. Che brutta che sono! Adesso andrò a mettere un po' di blu scuro all'esterno delle labbra. Uscirà un casino. Il fatto è che continuo a pensare di riuscire a migliorare questo No, perché l'ho fatto? Ho chiuso la bocca e questo è il risultato, guarda. Raga, è bellissimo, ho fatto una sfumatura fantastica. Secondo me sto continuando a peggiorare il tutto. No. No! Lo lasciamo asciugare. Scusate se parlo un po' così. È arrivato un momento tragico. Le ciglia finte. Il fatto è che già avevo provato a comprare delle ciglia finte, le ho provate a mettere e le ho buttate subito perché le ho rovinate tutte. Non riesco, io non riesco, non ho pazienza. Ma è tutto attaccato! Ho dovuto tamponare un attimo perché ogni volta che chiudo le labbra il colore che c'è sopra si appoggia al labbro sotto e certo. Andiamo a mettere le nostre odiate ciglia finte. Cioè, che in realtà io le adoro, vorrei metterle quasi sempre, ma non riesco. Comunque, raga, scrivetemi nei commenti se voi riuscite a mettere le ciglia finte e insegnatemelo, perché io vorrei tantissimo metterle, perché sono una cosa fantastica. Ma purtroppo non ho pazienza nelle mani, mi vengono le crisi quando provo a metterle. Prima di tutto si dovrebbe fare così. Le dovrei anche tagliare, però io non le voglio tagliare. Le ho messe al contrario, mi sa. No. Si vedono un po', wow! Raga, sono praticamente drittissime, ma non le ho nemmeno messe bene, sono praticamente appoggiate perché non ho nemmeno il piegaciglia, non le ho nemmeno tagliate, non ho fatto niente, cioè io come le ho comprate così le ho messe sui miei a caso, però cioè comunque se mi guardate da lontano, ma da lontano tanto, sembro carina. Mi scendono le lacrime e poi mi si sta staccando. Ok, ci mandiamo a mettere anche l'altra. Ok, ma nell'occhio sinistro sarà un po' un casino. No, le ho rotte. No, ho rotto le ciglia. Vedete che qua alla fine è successo qualcosa di strano. Che cosa faccio? Erano nuove. Eccolo, dov'è l'altro pezzo? Vabbè, io le metto lo stesso. Voglio un aiuto da casa. Mi serve una makeup artist. No, di male in peggio. Aspettate. Ok, uso, che cosa uso? Uso questo. E voilà. Per essere comunque un make up realizzato solo ed esclusivamente con rossetti, anzi è venuto fin troppo bene da lontano, eh. Non mi avvicino perché sennò sono un piccolo mostro. Se vi è piaciuto questo video cliccate like, commentate qua sotto se vi è piaciuto e se anche voi avete mai provato a realizzare un make up con soli rossetti, anche perché è troppo strano, è troppo divertente. Intanto qua mi si sta staccando tutto, queste ciglia le butterò. Seguitemi su tutti i social, quindi su Instagram, su 21 Buttons e qua su YouTube, perché pubblico un sacco di video strani, divertenti, video di tutti i tipi
diciamo. Attivate la campanella perché ogni volta che pubblico un video vi arriverà una piccola notifica. Su!